una rete che conta più di 1.300 città di 30 paesi europei legate da un obiettivo comune, migliorare la salute dei propri cittadini eliminando disuguaglianze e iniquità. Il tema è stato al centro del quarto workshop formativo promosso dalla rete Città Sane, un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità avviato nel 1995 per promuovere il benessere e la qualità della vita della popolazione. Oggi si affronta un tema che in un momento di grave crisi economica, quella che sta vivendo l'Italia, assume una rilevanza ancora maggiore nelle città del sud e nella città di Napoli. Il compito è quello di provare a indirizzare le politiche a sostegno delle fasce più deboli. Noi puntiamo molto sul tema della sostenibilità, sul risparmio energetico e sul miglioramento della qualità dell'aria, che è la scommessa dei prossimi anni. La rete è composta da oltre 70 comuni che condividono idee, progetti ed esperienze per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute. Alla presenza di tecnici e amministratori, il workshop è stata l'occasione per approfondire cause e possibilità di intervento sulle disuguaglianze di salute e nell'accesso ai servizi. E quella delle disuguaglianze di salute è di questi tempi molto significativa, perché indica che ci sono degli strati di popolazione, non parlo solamente degli immigrati, ma anche di altre fasce deboli, in molti casi ad esempio sono i bambini, in altre zone sono ad esempio le donne, che non hanno le stesse possibilità, non possono quindi esercitare lo stesso diritto di salute. Questo è ovviamente un'ingiustizia, ma ha anche dei costi. Un euro speso nella promozione della salute sono sicuramente quasi 10 euro risparmiati nella cura successiva. Questo è un concetto di cui parliamo da tanto tempo, ma va perseguito anche se siamo in tempo di crisi, quindi pensare che si taglia sulla prevenzione in tempi di crisi è un errore clamoroso.